Massiglio, Stati Generali. Ma un Abruzzo economicamente in buona salute e in ripresa, in alcuni settori persino traino non soltanto del Mezzogiorno ma del resto d'Italia. Conseguiamo risultati importanti che il professor Pino Mauro, economista della cattedra di politica economica dell'Università Pubblica d'Annunzio Chieti Pescara, oggi raccontato, illustrato, utilizzando i dati Istat, i dati dei principali centri di ricerca nazionali e internazionali, comparando anche la posizione dell'Abruzzo in alcune graduatorie internazionali che mostrano un Abruzzo con risultati importanti in termini di innovazione, di crescita, di esportazioni. Naturalmente questo non vuol dire che i problemi siano tutti risolti e che si stia nella stagione dell'oro, bisogna però riconoscere con onestà intellettuale che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per creare il terreno fertile che possa consentire alle aziende, alle imprese di poter tornare ad assumere, di poter crescere, di aumentare le loro esportazioni, sta dando i suoi frutti. Cito solo un dato, che nelle esportazioni l'Abruzzo segna un più 12%, a livello nazionale le esportazioni sono cresciute del 4%, vuol dire che l'Abruzzo è cresciuto in questo settore 3 volte rispetto all'Italia. È indice ovviamente e anche merito di un tessuto produttivo sempre molto dinamico nonostante le avversità e le difficoltà logistiche con cui si lavora e si esporta in Abruzzo, ma penso che il lavoro che ha fatto questa giunta regionale in questi anni per creare queste condizioni di crescita sia appunto alla base anche di questi risultati. Tante le sfide sul campo, Presidente, su tutte la ZES unica, ma anche il PNRR, quindi la programmazione. La ZES unica è una grande opportunità, come si fa a non cogliere e a fare polemica contro la proposta del governo che era stato accusato, sospettato, no, di poter rischiare la marginalizzazione in Europa, che avrebbe trovato le porte chiuse. Invece il ministro Fitto e il governo Meloni vanno in Europa, tornano con una proposta di ZES che prima era, per parlare del solo Abruzzo, rivolta a 1700 ettari, non chilometri quadrati, 1700 ettari dove si possono utilizzare i vantaggi fiscali e le autorizzazioni e le semplificazioni nelle autorizzazioni per l'insediamento delle imprese. Questi 1700 ettari diventano l'intera regione Abruzzo, in qualunque punto del territorio abruzzese verranno fatti nuovi insediamenti o implementati gli insediamenti attuali, il credito d'imposta e la semplificazione amministrativa entrerà in vigore indipendentemente dal perimetro di quest'area ZES. Quindi è una grande opportunità di crescita per tutto il sud, e se cresce tutto il Mezzogiorno cresce tutta l'Italia, perché è sempre stato quello l'anello debole che frena lo sviluppo complessivo del paese. Un risultato importante, noi siamo pronti a coglierlo e stiamo ovviamente lavorando con il ministro Fitto, che domani sarà qui proprio ad illustrare anche queste novità e a confrontarsi con le imprese e con il commissario Miccio su questo, per far funzionare ancora meglio uno strumento che ha cominciato a dare risultati importanti. Ma anche un summit che mette a confronto l'Abruzzo con l'intero paese, ma anche con il resto del mondo, con l'intervento domani di Rampini. L'intervento di Rampini è un appuntamento molto importante. Suggerito, chiesto, sollecitato anche io personalmente il contributo di questo analista di geopolitica, di economia, di storia, di cultura, è molto, un giornalista molto versatile, ha scritto libri importanti sulle relazioni tra Europa, Cina, Stati Uniti, sulle riflessioni sugli esiti di questi conflitti internazionali, non soltanto quello tra Russia e Ucraina. Credo che possa dare un contributo molto utile per capire in che mondo viviamo, quali sono le prospettive e dove orientarci, e questo è un po' l'obiettivo anche dell'Abruzzo Economy Summit, permettere alle aziende del territorio e al sistema delle imprese e dei lavoratori, anche attraverso il contributo dei sindacati, di non soltanto suggerire, mostrare il proprio lavoro, suggerire anche agli attori istituzionali, ai politici, ai ministri, ce ne saranno ben 3, un viceministro, Leo, altri sottosegretari, insomma un parterre che in Abruzzo tutto insieme non si era, non so quando si è visto l'ultima volta un parterre del genere, se non al G8 di Berlusconi, non so insomma se ci sono state altre precedenti del genere, a dimostrazione dell'autorevolezza che la regione Abruzzo ha raggiunto, del rispetto di cui godiamo in Italia e del livello che sappiamo offrire al dibattito pubblico su temi molto importanti.